Come mai che non è stata ancora emanata l'ordinanza invernale? Cioè quella che dal 1 ottobre doveva disciplinare il demanio, l'utilizzo del demanio marittimo. Sì. Ancora non è stata emanata. Poi ci risulta che questo è un centro, era un centro bellico, in quanto adiacente al canale c'è il divieto di balneazione. Quindi nell'atto concessorio ci risulta che è circolo nautico, non stabilimento balneare. Tra l'altro di facile rimozione perché parliamo di materiale di legno, fortunatamente. Benissimo l'operazione. Ma gli altri grossi illegalità in cemento armato, quando ci mettiamo le mani? Direi da benissimo l'operazione, ringrazio di averci di apprezzare il fatto che stiamo buttando giù comunque uno stabilimento balneare, di fatto la concessione di bagnare. Questo lo dice lei, però io... No, lo dicono gli altri concessori. No, 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 per niente. Detto questo, questa è una concessione balneare che abbiamo buttato giù, per cui un'operazione di legalità, secondo me, fantastica, e proseguiremo con l'abbattimento anche di altre parti del lungomuro, sono previste già da quest'anno, per cui credo che stiamo facendo quello che nessun altro ha mai fatto, ma solo a parole, molte persone lo dicevano, noi l'abbiamo fatto e continueremo a farlo, lo stiamo dimostrando, la gente lo può vedere, per cui molta credibilità al Movimento 5 Stelle, ma al Comune Bene. Di Roma e alla Sindaca Raggi. Tra le varie cose ha detto anche di rivalutare il lavoro di Alfonso Sabella. I parchi che ha chiuso Alfonso Sabella sono chiusi oggi, per cui chiusi? Sì, in questo momento sì, per cui hanno rimesso i cancelli. L'amministrazione tutto, ci tutto siete immagine, voi. Tutto di immagine, oggi noi ci stiamo buttando giù quello scusi, che ma i parchi non ci sono, il cuore è 2005, è ancora in atto. Yeah.